so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Maretto Recchi è non solo l'armatore con il fratello Marino, ma anche il capitano della Luigi Padre, eccola qui, che quest'anno è stata estratta a sorte per portare la statua di San Basso. Maretto, che cosa significa prima di tutto per un uomo della marineria termolese questo? Ma veramente è un orgoglio grandissimo, è una cosa che ti viene dal cuore, perché per noi il santo patrono Basso, oltre che a indirizzare le nostre preghiere per una bella battuta di pesca, ma è sempre a lui che ci rivolgiamo quando si avvicina una tempesta. Quello che invocate, il santo che si invoca per far andare tutto bene. Precisamente. E finora è andato tutto bene, insomma, quindi. A quanto pare. Ma la marineria è scaramantica, cioè crede un po', ecco, che sì, queste siano cose, sì. Forse non sembra, ma noi pescatori siamo molto scaramantici. Quindi è stata una bella notizia quella di apprendere sulle, sì, senz'altro, della cattedrale. Senz'altro. Quello che io amo dire che non è il sorteggio che sceglie dove andare la barca, ma è il santo stesso che sceglie la barca dove andare. Questo è il moto peschereccio Luigi Padre, che ha già portato un'altra volta il santo in mare nella processione del 3 agosto. Precisamente, 2011. C'eri sempre tu, naturalmente. Sì, sì. E come l'avete vissuta quell'esperienza? Lo stesso come adesso. È sempre un'emozione nuova, anche se capiterà l'anno prossimo, è sempre un'emozione grande. Avete quasi terminato, no? Devi smettere a posto. Bellissima veduta del borgo e comunque di tutta la parte sud di Termoli. È la tua città, la città nella quale sei cresciuto? Confermo, sì. Non sono proprio nativo, ma sono cresciuto qui. A quanti anni hai cominciato a frequentare il mare, diciamo così? Diciamo da sempre, visto che vengo da quattro generazioni di pescatori, da piccolissimo. Finivo la scuola per venire con mio padre sul peschereccio. Questa, la Luigi Padre, è stata sottoposta in questi giorni a un lavoro di restyling per renderla... Proprio così, dal giorno stesso che abbiamo avuto questa notizia, quindi tre settimane fa, siamo partiti con i grandi lavori. Lavori di pulizia, restyling, o meglio dire verniciatura, in tutti i sensi. Sì. È anche l'unico peschereccio della marineria locale con uno scafo rosso, di un bel rosso acceso. Certo, è un colore che abbiamo scelto dall'inizio, diciamo che è il colore della nostra società. Come funziona la processione in mare? Allora, la sicurezza è primordiale, quindi la capitaneria, che da qualche anno ci sta più attenta,
ci ha fatto capire, nel senso che non si possono fare più i bagni, i tuffi, precisamente. E anche quel personale che deve venire a bordo abbiamo ristretto, non si possono più portare 200 persone, quindi saremo un po' più concentrati. Quanto è il massimo consentito? Questo è un peschereccio che ha già fatto i propri collaudi e per la sicurezza ne potremo portare circa 100. 100. Emozionato? Sì, tanto. Naturalmente ci sarà tutta la tua famiglia, la famiglia Recchi? Sì, sì, proprio così, la famiglia, tanti amici e soprattutto il clero. Loro che ci assegnano il santo con una processione fatta apposta la mattina stessa. Bene, le condizioni meteo dovrebbero essere idonee? Speriamo, come ho già detto prima, è il santo che se vuole andare in mare farà di tutto per far tempo buono. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something.